Moto Guzzi e Mandello del Laghio, due storie diverse e allo stesso tempo indissolubilmente legate da ormai quasi 100 anni. A raccontarle attraverso i 12 pannelli della mostra Mandello Guzzi 1921-2013, il giovane artista lecchese Jacopo Ghislanzoni, che con lo stile che ormai il ramo orientale del Laghio ha imparato a conoscere, traccerà un immaginario percorso dagli anni 20, dalla GP normale agli anni 30 della Danny Black Devil, per proseguire poi con la Super Alce anni 40 e dopo la Golden Age degli anni 50 il boom economico e il modello galletto, gli scioperi e la Le Mans 1 degli anni 70, la California degli anni 80 e la svolta sportiva del modello Daytona anni 90 fino ovviamente al terzo millennio. Guzzi, passando poi al 2000 con il V11 Sport, i nuovi motori bicilindrici, passando anche attraverso il famoso famose mobilitazioni. 2010 l'introduzione della Stelvio, il capolavoro della Stelvio 1200 8V, che ho rappresentato in modo diverso dagli altri pannelli, solamente lasciando lo scheletro dei tratti. E Aguaro, che è sempre parte del 2007, Guareschi, che è un pilota di Parma, che appunto ha portato alla conquista del titolo Super Twin italiano, e tutte le opere sono realizzate su base di legno, dalla costruzione del telaio alla stesura delle fotografie stampate su carta semplice, carta fotografica stesa appunto con tecnica di colla vinilica. Sopra poi la carta sono state dipinte le opere, partendo dalla tecnica mista, unendo la composizione di colori acrilici con la stesura di pantoni e indelebili neri, che rappresentano un po' il mio modo di operare, rimarcando appunto i dettagli, i contorni, le linee non sempre perfette, che rappresenta un po' il mio modo di dipingere e rappresentare. È un po' raccontare delle storie, in alcune ci sono delle fotografie, in altre ho preferito lasciare il pannello, il disegno intatto, senza contaminazione. Fatto partito da una passione che ho proprio per la casa, sempre anche a livello tramandato, a livello familiare, per cui mi sembrava doveroso, dopo aver fatto delle mostre sul Lago, Dervio, Bellano, passare a Mandello, che comunque è una città importante del territorio lacustre, e rappresentare quello che era più importante. Cioè il tutto ha trovato la collaborazione e la volontà di credere nel progetto dell'amministrazione, in particolare del sindaco Mariani e dell'assessore alla cultura Bertoli. È stato coinvolto poi nel progetto in forma ufficiale il logo dell'Aquila, per cui Moto Guzzi S.p.A. ha creduto e parteciperà, prestando anche il logo e l'ufficialità. Inoltre c'è anche la partecipazione diretta del club e dell'associazione Anima Guzzista, che rappresenta tutti gli appassionati, possessori di motociclette Guzzi in Italia e in alcune parti d'Europa, della famosa ex proprietaria del concessionario Agostini, la figlia del pilota Duilio Agostini, Alice, che ha partecipato donandomi praticamente alcune fotografie importanti per la realizzazione del progetto, e l'archivio storico di Mandello, che ha contribuito a donare, a aiutare soprattutto alla cessione di tutte quelle fotografie che rappresentano Mandello dagli anni 20 fino agli anni 70. Dal presupposto 80. che comunque si rappresenta una storia del territorio fatta di anima e di passione, fatta con il cuore, che è un po' il concentrato della Casa dell'Aquila, della Guzzi, che ha sempre costruito passione e compassione ogni modello che è passato alla storia. Abbiamo pensato che con l'amministrazione, con Mariani, con lo stesso Bertoli e con Daniele Torresani, che è responsabile per la comunicazione e marketing di Gruppo Piaggio e Moto Guzzi S.p.A., che fosse lecito che il ricavato delle opere, della vendita delle opere, fosse devoluto interamente in beneficenza. Per cui ci sarà una cessione diretta da parte mia delle opere all'amministrazione, quindi al Comune di Mandello, che successivamente penserà alla vendita delle opere a collezionisti appassionati del marchio della Moto Guzzi. L'inaugurazione si terrà il 13 luglio alle 18.30 presso lo spazio espositivo che si trova nel lido comunale di Mandello del Lario.
18.30 inaugurazione fino approssimativamente alle 21.30-22. Gli orari della mostra sono dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 21, mentre sabato e domenica dalle 10 alle 12.30 e dalle 14 alle 21. Il finissage è previsto per il 27 luglio alle 19.